What a tutti ciurma e benvenuti a Giagrini in questo nuovissimo episodio su Plague Tale Requiem. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con le like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi, so che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. Ebbene, l'ultima volta, signore e signori, ci siamo lasciati qui, siamo riusciti a raggiungere il forte, la situazione purtroppo è precipitata perché i ratti hanno fatto il loro arrivo anche qui e quindi ovviamente adesso la situazione è parecchio complicata. Infatti l'ultima volta ragazzi ci siamo lasciati esattamente qui, punto in cui io mi ritrovo direi anche abbastanza in difficoltà perché è difficile riuscire a gestirsela fra i ratti e i soldati. Quindi devo sperare almeno oggi ragazzi di riuscire a risolvere questo problema. Quindi allora, la porta che io devo raggiungere ragazzi credo proprio sia questa qui, cioè sia in quel tunnel lì da dove sta arrivando questo stronzo. Per cui il punto è che come cacchio ci arrivo. A few moments later. Ah, di qua ragazzi non mi ero accorta si potesse salire. Facciamo un attimo attenzione, vediamo se c'è qualcosa di utile, perché io ero sempre andata sotto, non sono mai andata su. Quindi vediamo un attimino cosa c'è qua sopra. Ok, era quello che mi serviva l'altra volta ragazzi, solo che non sono arrivata fino a qua. La manovella per aprire la porta, infatti, guarda un po', eccola qua. Quindi lasciamo il bastoncino per adesso e vediamo di attivare questa benedetta manovella, insomma. Amicia, Milo è giusto derrière ce mur. Lo so, è giusto per sapere se sei pronta. Vabbè, adesso sarà ancora un po', sarà ancora più problematico, voglio dire, perché comunque si saranno accorti che qualcuno ha sollevato sta benedetta cosa, no? Ok, la mamma e Lucas. Cioè, chissà che cavolo di fine hanno fatto, ragazzi, la mamma e Lucas. Mamma mia. Allora, vediamo un po'. Noi comunque dobbiamo cercare di scendere di nuovo per entrare qua dentro ragazzi. Tra l'altro, ma posso passare tipo da qui? Posso fare sta follia? Incredibile, sarebbe stato bellissimo potersi gettare da qua, ma sarebbe stato chiedere troppo credo. Allora vediamo un po' qui cosa abbiamo. Altri rottami e qui abbiamo il bastoncino che molto probabilmente ragazzi ci servirà per riuscire a raggiungere. Oddio, come non detto. Allora non so se posso passare da lì, ma magari posso scendere da qua però. Oddio, però sta arrivando qualcuno. Ma tu guarda un po'. Fermi. No, mo lo devo far, li devo far morire tutti e due. Ma malissimo tipo. Tipo proprio male. Tutte e due. Boom bitch. Ok, sarà più semplice. Sono finiti? C'erano rimasti questi qua, veramente? Davvero, solo questi qua, non ci posso credere. No, infatti, cioè, sono finiti in par de palle, Sofia, pure te, che cosa dici? Tra l'altro, oddio, stanno uscendo proprio da qua, non ci posso credere. No, raga, e dai, ma che sfiga di merda. Sta arrivando proprio cattivissimo, pure sto... Aspetta, posso colpire questo? No, posso colpire un cazzo, però quello glielo posso spegnere. Ecco qua, muori pure tu dai. Chiunque altro voglia venire qua avanti, si faccia avanti, mannaggia la miseria. Mi sono rotta le palle, sono già tre volte che prendo sto benedetto bastoncino e non posso procedere. Andiamo. Un altro? No raga, ma io mi sparo nelle palle, ma veramente. Che palle. Niente, allora, di nuovo. Un'altra volta, prendiamo sto maledetto bastone e vediamo se possiamo finalmente dirigerci dove ci serve, ragazzi. È la nostra ultima speranza. Proviamo. Vieni, Sofia, attaccati al mio sedere. No, vabbè, raga, non ci posso credere, dai. Sì, trova sto cazzo, guarda. Risolviamo direttamente così, bello di casa. Sofia, porco zio! Sto a mirame, passi in mezzo ai piedi. Oh Gesù, Giuseppe e pure Maria, ragazzi. Mo veramente spero che fosse l'ultimo, perché sono 30 anni che cerco di entrare in questa benedetta porta e non mi fanno passare. Ce fate procedere almeno questa sera, che già la volta scorsa mi ero bloccata. E su, fateci passare, non rompete i maroni. Oh, e dai, ce la possiamo fare. No, se te te vuoi avventura ce puoi provare. Fio della mignotta. Oddio,
Oddio, che cosa orribile. Ok, è stata raccapricciante questa cosa. Non so perché sia successa, ma vabbè. È arrivato il momento, ragazzi. È arrivato il momento, allora. È il momento della verità. Ci saranno tipo altri 3 miliardi di metri quadri da attraversare, molto probabilmente. Oddio. I barbari sacrifici come degli animali. Mamma mia, dai. Ils pensent que le sang poussera l'enfant à les aimer. Il les tuerait pour ça. Regardez sur la porte, le symbole de votre ordre. Allons voir dans cette chapelle et partons. Mamma mia, ragazzi, questa cosa sì, è veramente terribile. Cioè, è pazzesco cosa un culto possa portare, insomma, le persone a fare. È veramente spaventoso, veramente spaventoso. Quindi è arrivato finalmente il momento di scoprire cosa diavolo c'è dentro questa maledetta cappella. Vediamolo. E finalmente, bisogna vedere. C'est l'enfant. Ils sont tellement nombreux. Elles sont plutôt récentes. Chi ha fatto ça? Milo? Cette fresque. C'est le porteur et sa protectrice. C'est la seule où elle apparaît. Alors quoi? Cette chapelle lui était dédiée? À toutes les protectrices. Aelia ne faisait qu'accomplir une tâche. C'était sa fonction au sein de l'ordre. Il voulait la punir. Ok. Et adesso che siamo qua? Trova le tracce di Aelia e Chaone, allora. Vediamo un po' cosa possiamo trovare, ma... Non credo che qua dentro ci sia altro, no? Non credo che ci sia altro da vedere, a meno che non scendiamo per queste scale. Sofia, tu sei sempre in mezzo ai maroni. Ce fichu Milo. Je ne sais pas. Concentrons-nous sur Aelia. A sto punto delle cose siamo arrivati fin qui. Il y a rien. Laisse-moi regarder. Chi lo dice che non c'è nulla? Yugo, aspetta un attimo. Ci deve essere qualcosa, perché non è possibile arrivare fin qui per niente. Per la pupazza. Vediamo un po'. Ah, qui c'è qualcosa, questo è poco ma sicuro. Oddio. Ha scritto qualcosa. Omnes. Lei ha studiato latino, no? Che dice? Protégez un, protégez tous. Les mots de la protectrice. L'ordre l'a enfermé ici. Une longue lignée de dégénérés, ton ordre. Attention. Il y a peut-être une araignée là-dedans. Fossero i ragni attualmente il problema, mannaggia. Cioè, per me lo sono sempre, però. Ancora questo simbolo. Direi che si può pensare ad altro attualmente. Ancora, infatti, ancora sto benedetto simbolo. Elle est en colère. Terrifiée pour le porteur. Il est si jeune. Elle veut le libérer. Et elle sait où ils l'ont emmené. Le sanctuaire. Le palais. Le fort. Al centro, quindi. La carte. C'est là qu'ils l'ont enfermé. Attends. C'est si facile que ça? Tout simplement sous la carte. Tout simplement. Le don d'une protectrice. A une autre protectrice. Ouais. C'est limpide. Ouais, bref. Rien qui ne change de votre quotidien. Retournons à la carte. Ok, quindi non ci resta che... Ça nous dit toujours pas où est Milo. Eh bien, on dirait qu'il a quand même terminé son travail. Andiamo a vedere, cioè cos'altro possiamo scoprire, anche se... come stanno attualmente le cose? Sembra tutto così difficile. Ok. Oddio! Ma porca di quella vacca! Cet endroit est sacré. Oh oh.
C'est toi? Tu as entendu mon appel? Mon offrande t'a plu? Je peux t'aider à régner. J'ai des hommes, des esclaves. Vous les avez tous tués. Pour toi? La comtesse, elle se prend pour une mère. Mais t'as pas besoin d'une mère. Mais de fidèles. Arrêtez de décider à ma place. Ecco, ripagalo con la stessa moneta, brava Sophie. Sì, però insisti, cavolo. Oh, ecco fatto. C'est la vie de la peinture. Non. Mamma mia, raga, se non ci fosse stata Sofia... Ne dirò io. Saremmo stati nella cacca pupù almeno in un paio di occasioni. E questa è una di quelle due. Ils ont tué Milo, là-bas! Ça y est, ils arrivent. Cachez-vous. Mais Hugo à l'abri. E io che cosa dovrei fare? Aspetta, 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 aspetta. Che cazzo dovrei fare io? Scusa, zio, ma... Oddio, ho preso fuoco tutto. Aiuto. Ah, balestra, mi stanno dando i dardi, ragazzi. È chiaro che mi serve assolutamente. Ok. Io un altro. Aia, soreta. Mamma mia, terribile. Oddio, sta scendendo qualcun altro, sbaglio? È lì, eccolo. Questo mi sa che lo posso colpire semplicemente con questa. Oddio, sì, magari se miriamo alla sua testa. Ecco fatto. Oh, è morto? Oddio. Questo, mi sa che dobbiamo proprio usare questa. Ecco fatto. No. Ecco qua. Oddio. Questo qua. Oddio. O gli do fuoco in qualche modo perché... Via fuoco, pezzo di merda. Devo usare adesso. Ok. Perfetto. Oddio. Oddio, ragazzi. Ragazzi, la situazione è... È tragica, oddio. Ok. Altro dardo. È un guaio. Ok, uno ha preso fuoco, meraviglioso. E te morirai subito adesso, tipo così. Aiuto. Lo so. Oh cazzo. No, raga, oddio. Smettetela di urlare, cavolo. Mi confondete. Ok. No. No. Oddio. No, raga. Io penso che... Ecco fatto. A posto. Meraviglioso. Fantastico. Ricominciamolo da capo. Allora, il fatto che continuino ad urlare, ragazzi, sicuramente non mi aiuta, se la vogliamo dire tutta. Non mi aiuta per niente. È un guaio, va bene? Allora, io ho paura che arrivi un momento in cui Hugo esploda, ragazzi. Ok, minchia, non è morto lo stronzo. Per questo mi hanno dato tutti sti dardi. Assoreta! Fatte vedere, fa vedere la tua bella testa di cazzo. No, raga, ma sono troppi. Sono troppi, non ce la posso fare. Oddio, ecco. Immaginavo sarebbe arrivato sto momento. Oddio. Oddio! Ça suffit! Arrête! Mourir! Ils sont morts! Tout est en train de s'effondrer, on doit partir! Amicia! Par ici!
vers la mer, vite. Oddio, raga. Mamma mia. È arrivato un momento in cui Hugo non controlla più la sua rabbia, ragazzi. È successo anche la volta scorsa, eh. E mo stiamo in mare? Cioè, stiamo andando via dall'isola. Beh, non è che ci fosse molto altro da fare. Cet endroit devait m'aider. Mais ça n'a rien fait. C'est pire qu'avant. Hugo, poverino. Regarde-moi. Hugo, regarde-moi. Sophia. Pourquoi tu pleures? Parce que tu vas partir. À cause de moi. Calme-toi. Et écoute-moi bien. J'ai jamais rencontré de gosses comme vous deux. Me demandez pas pourquoi, mais je vous aime bien. Et je vous ai croisés au pire moment de votre vie, pas vrai? Ça me gêne pas. Même les choses les plus dingues arrivent pour une raison. C'est toujours comme ça dans les histoires de marins. Mais maintenant, il va falloir que tu apprennes à te calmer et à faire ce que te disent les adultes. D'accord? Et toi, t'es pas une armée à toi toute seule. Il prend exemple sur toi. Et quand il voit tes tendances suicidaires, voilà ce qui arrive. Et ça va avoir des conséquences. Serviva una bella strigliata a entrambi, eh. Grande Sofia. Un gran bel personaggio, ragazzi. Mi piace veramente tanto. Tu vas rester? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Merci. Vous devriez ramer à ma place. E finisce qui anche questo capitolo. Il decimo, quindi iniziamo appunto l'undicesimo capitolo che si intitola La culla dei secoli. Ci siamo. Dovremmo vedere adesso cosa fare, cioè cosa gli rimane da fare ormai. Tous ces gens, c'est ma faute. Pas du tout. On sait tous ce qui s'est passé là-bas. N'y pense pas trop. On retourne à la carte. C'est pour ça que t'es là. Oui, adesso dobbiamo raggiungere le rovine al centro dell'isola. Les rats ne laisseront pas faire. Ils sont contents maintenant. Les rats n'auront pas d'autre choix que d'aller au diable. Ils vont se défendre. C'est rien que des animaux stupides, Hugo. Nous, on est trois humains, malins et forts. Ok, possiamo usare lo specchio di Sofia, per fortuna. Ok. Meno male che abbiamo pure questa piccola possibilità, ragazzi, per procedere, perché sennò... Sofia, ouvre-nous un passage. Restez près de moi. Ok, allora, là in fondo dobbiamo accenderla la luce, ma non so se fin lì arriverà lo specchio di Sofia. Mi sembra parecchio lontano, ragazzi, per cui temo Sofia, che dovremmo fare moi. Così. Indietreggiando. E poi la lumière est presque trop faible. Avvicinando. Sofia, oh, cazzo, pensavo che avrebbe fatto in fretta. Ok, riproviamoci, ragazzi, anche se appunto forse purtroppo Siamo... Ok, bastava semplicemente dirle un attimo prima cosa fare. Perfetto, comunque questa situazione è veramente raccapricciante, ragazzi, cioè davvero terribile. Lo so, ma là in fondo no, non ci arriva lo specchio là in fondo.
Cazzo, devo accendere prima questo. Ok, meno male che me ne sono accorta. E che mi sono accorta un attimino che qua c'è pure questo, ragazzi. Quindi possiamo raccogliere almeno qualcosina che ci può essere utile. Quindi non ci resta che accendere questo, ovviamente, e correre più velocemente che possiamo fino alla prossima luce, perché è la nostra ultima speranza, ovviamente. Quindi raccogliamo altra roba e accendiamo qui. Usiamo lo specchio di Sofia. Oh, sti cazzo di topi, minchia. Si aggrappano le unghie dei piedi dappertutto, mannaggia. Oddio. C'è qualcuno qui ancora vivo, tra l'altro. Oddio, ecco. Ho appena finito di dirlo, accidentaccio alla miseria. Oh! Mamma mia, ma dai. Mamma mia, ragazzi. Che situazione terribile. Ça nous protégera. Sì, ma qua possiamo aprire, eh? No, qua è chiuso, ovviamente. Il faut trouver un moyen de la bouger. Dobbiamo trovare un modo per spostare quindi sta benedetta trave. Per poter spostare, ovviamente, il carro. Ci serve la balestra, ragazzi. Ok, ragazzi, allora, guardando poi bene da quella parte, penso che possiamo fare questo. Per poi riuscire ad arrivare fino a qua e poter comunque compiere l'azione. Quindi ci siamo. Ce l'abbiamo fatta. Quindi tiriamo via questa benedetta trave, ragazzi, e vediamo di poter usare sto benedetto carretto. Eccolo qua. Restiamo lì vicino, quindi attenzione. Ammazza, quanto corre! Oh, oh. Madonna. Continua? C'était moins une. Ok, ci è mancato poco, va bene. Il punto è, lo devo portare io adesso sto carretto in giro. Oddio, no, non penso di poterlo portare da nessuna parte, ragazzi. Aspettate, magari di qua posso portarlo. Vediamo un attimo se è la cosa giusta da fare, ma probabilmente sì, perché non pensavo che ci passasse di qua. Le porteur, c'est lui la clé. Mais tout est si vieux ici. Il est mort il y a longtemps. Il restera forcément quelque chose. Quelque chose pour te sauver. Je m'en fiche de moi. Ne dis pas ça. Tu es tout. Hey, vous allez arrêter de vous torturer l'esprit tous les deux. Oui, on est en enfer. Mais on a une piste. Alors on reste soudés et on va jusqu'au. Eh sì, dai. Non possiamo fare altro. C'est tout ce qui nous reste. Je sais. Et je suis sûre qu'il y aura des survivants. Leur palais, c'est une vraie forteresse. C'est vrai. C'est le devoir du comte d'offrir refuge à son peuple. C'est. Lui, c'est un vrai chevalier. chissà perché il conte mi puzza tantissimo di merda. Mo se proprio la vogliamo dire tutta, tuttissima, eh. Non vorrei essere guastapeste come al solito, ma insomma. Ok, vediamo di correre, ragazzi. Corriamo, 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 Ok, perfetto, almeno fino a... Oddio, spero che i ratti non ci mangino. Ok, dardo lo possiamo prendere. Possiamo accendere qua, ovviamente. Utilizzare... Sì, ovviamente l'abilità di Sofia per avvicinarci il più possibile a quest'altra luce, ovviamente. Perfetto. Possiamo fare lo stesso di qua, ovviamente. Tac. È bellissimo, ragazzi. Va come? Va tipo in automatico. Allora, però, ferma un attimo. Ah, qua possiamo salire. Non pensavo potessimo andare qua sopra. Perfetto. Qua sopra non ci stanno ratti, no? Meno male. Quand je pense que c'était juste sous notre nez. Alors, Basilius. Ok, qua c'è la mappa, esatto. Où est-ce que tu caches ton trésor le plus précieux? Trovo un modo per entrare nelle rovine. Oui. Il doit être juste en dessous. La carte pourrait être le point d'accès. On va la briser. J'ai l'impression. Come la rompiamo? Dire que cette île c'était juste un point sur une carte pour moi. En y repensant,
Nous, on ne savait même pas qu'elle existait. A few moments later. Ha detto che la dobbiamo rompere, ma con cosa la possiamo rompere? Beh, di certo non possiamo farla a mani nude. E magari dobbiamo buttare giù questa. Ok. È la soluzione giusta. Reste là, d'accord? Prête. Pousse. Mamma mia. Boom. Ho fatto. Ça fait un bien fou. Pauvre Kurt. Oui, c'est dommage parce qu'elle était très vieille. Ouais. Allez, viens. Ok. Quello che mi chiedo è cosa speriamo ancora di trovare a questo punto delle cose, ragazzi. Una cura per Hugo, mi sembra praticamente quasi evidente che non esista nessuna cura. Non vorrei essere così pessimista, ma... Une galerie. Boh. Ils l'ont condamné. Mais pour quelle raison? Allons voir. Non ci resta che... che andare a vedere, appunto. Viens. Il fait trop nuit. Mais la nuit a peur de toi aussi. Un peu de lumière et elle disparaît. Descends, ça va aller. Sofia c'ha sempre regala parola giusta per il momento giusto, eh? Ammazza. Regardez, che cavolo di grotta. Wow. Je le sens. Personne n'est venu ici depuis très longtemps. Me lâche pas la main. Bien sûr que non. Non ti preoccupare, ci siamo noi qui. Vediamo dove conduce questo passaggio allora. Mamma mia, oh, che bello profondo sto posto. Mazza. Che atmosfera, ragazzi. Wow. Sta cosa non me l'aspettavo, se la devo dire. Non mi aspettavo minimamente che ci ritrovassimo in un posto del genere. Porca vacca, raga, roba seria. Il fait de plus en plus noir. Je vais nous éclairer. Je veux bien. Ok. Ah, diamo un po' di luce a questo posto, perché in effetti è proprio buio. Attendez, il se passe quelque chose. Oh, pitié, non. In che senso? Che succede? Wow. Bonté divine. What the fuck? La taille de cet endroit. C'est quoi ça? Une espèce de temple? On dirait, oui. Ma che cazzo è? Madonna, regà. Ma è enorme sto posto. Cioè, ma guardate la portata di questo. No, vabbè, regà, è pazzesco. Ma che cazzo? Mio Dio. Infatti sembrerebbe una specie di tempio, ma è pazzesco. Sul suolo, guardate. C'è ancora il simbolo dell'ordre? Oui. Sì. C'è bien ici. Basilio, c'è là. Quelque part. Probabilmente sì, ma... Cioè, alla fine pure la sorella, che fine ha fatto? Sofia, sei in mezzo alle palle, spostate un attimo, grazie. Ma, regà, cioè, qua ci stanno veramente a sto punto delle cose. Troppi misteri ancora da svelare, cioè. Guardate questa porta, quel caos. Che se ti mamma mia, l'hanno sfondata, letteralmente. E qua si va ancora più... C'è un'esplosione ici. C'était un accident? Je dirais qu'on les a fait sauter. Oui, appunto. Quelqu'un voulait vraiment rentrer. Allons voir le reste. Il y a eu une autre explosion ici aussi. La porte est détruite. C'est forcément elle. Aelia, elle s'est enfuie de la chapelle. Elle a détruit tout ça? Elle voulait reprendre Basilius. Elle a forcé le passage. On est sur sa piste. Mamma mia, ha fatto il delirio per riprendersi Basilius. On va vraiment passer par là? Sì, non abbiamo altra... On s'enfonce encore. Altra scelta. J'espère qu'on va la retrouver quelque part. Mamma mia, raga, ancora, ancora più in fondo. Ancora più in fondo. Uee! Madonna. Ancora più giù. Ma chi l'ha fatto sto posto? Dai, tutto sto impegno per sto posto incredibile. Mamma mia, raga, dai. Un glissement de terrain. Si c'est Aelia, elle a tout mis en dessous. Beh. Elle avait peur pour Basilius. Elle avait raison. L'ha fatto esplodere, cioè proprio aveva intenzione proprio di distruggerlo molto probabilmente in qualche modo, cioè pur di riprendersi sto benedetto ragazzino. C'è qua, sì. E te pareva. E mo è bloccata. Attendez, ces barils, ils sont remplis de feu grégeois. C'est pas une arme ça? Pas toujours.
Ils devaient s'en servir pour maintenir leur feu allumé. Il y en a un encore scellé. Tu penses que ça peut exploser? Dans un baril comme celui-là? Ouais. Essayons sur cette porte. Pour de vrai? Mamma mia. Davvero? Ils ont résisté assez longtemps. Mais... ho capito, ma... pour faire exploser des choses, crois-moi. Potrebbero smettere di reggere proprio adesso, magari. Giusto? Amicia, tu t'occupes de l'enflammer. Visto est-ce che... Est-ce qu'on est assez loin, là? Oui. Baisse bien la tête, surtout. Ok, pronti, va bene. Mamma mia! Ça a marché. È esplosa giusto la porta. Allez, guarda un po', solo la porta, va bene. Mazza. Dio santissimo, come è saltata in aria. Adesso non ci resta che esplorare questo posto. Direi di crearci altro INI per ragazzi, per raccogliere comunque il più possibile. Oddio, qua cosa abbiamo? Ah, un banco da lavoro, giustamente. Io non so manco se... Ok, adesso ragazzi abbiamo finalmente due attrezzi. Quindi direi di migliorare assolutamente la fionda. Anche se a questo punto delle cose sinceramente non so quanto sia utile. Ma va bene così comunque. Ci permette di lanciare due volte prima di ricaricare. Questa comunque può essere una cosa utile. Quindi, qua possiamo far saltare anche... Sofia, io ti consiglierei di... allontanarti, grazie. Mamma mia. Mi chiedo ancora veramente per quanto tempo queste mura possano reggere. Perché... La porta è in piteoso stato. Jetons un coup d'œil. Ho capito che è messa male, ma forse possiamo passare da qua? Qua sotto? Oddio, quanto è buio pure qua sotto, mamma mia. Ci sarà qualcosa di utile dall'altra parte probabilmente. Possiamo far saltare da qui. Ah, ecco, vedi, la risposta è bella che è pronta. Boom, 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 boom. Tout le monde va bien, je crois. Sì, sì, la voie est libre. On y va. Io credo che, cioè, continuare a far saltare così tanto tutto quanto non è che sia proprio la scelta più saggia del mondo, ma la garde de l'ordre, sans doute. On a retrouvé la piste d'Aelia. Elle aimait pas faire de prisonniers. Ils l'ont poussée à bout, j'imagine. Ammazza. È morto abbastanza male, dire, questo poveraccio. Ci danno un coltello nel frattempo. E... Je crois qu'elle est passée par ici. Regardez, il y a un autre baril de feu grégeois sur le chariot. Dovremmo far saltare in aria la cosa qua, però ok, basta tirare su. Sofia, tu peux t'en occuper? C'est comme si c'était fait. Ok, tiralo su tu, grazie. La charrette va rouler. Eh bien. Merci. C'est parti. Mamma mia. C'est ouvert. Perfetto. Beh, se je commence à la dopo un'esplosione del genere, se non Parce è aperta. Je suis aussi désespérée qu'elle. Parce que tu n'abandonnes jamais. Ah, bien. Eh sì, non si arrende tanto facilmente la ragazza. Comment est-ce possible? C'est quoi cet endroit? Cette porte là-bas va vite nous le dire. On devrait pas être ici. Eh ben, on y est. No, vabbè ragazzi. Allora, io adesso ovviamente c'ho una curiosità addosso che manco vi dico, perché questo posto è, cioè, è pazzesco. Pensare tutto sottoterra, cioè ragazzi, è incredibile, veramente incredibile. Quindi io ovviamente adesso vorrei continuare, ma siccome se no poi l'episodio dura veramente troppo, ragazzi, riprenderemo qui da qui la prossima volta. E a questo punto delle cose mi chiedo quanto siamo vicini alla fine e cosa stiamo per scoprire. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, vi lascio a tutti ragazzi la giocherina, ciao.